Hanno ricreato quello che succede dentro l'Academy, c'è un rapporto perfettamente orizzontale tra il musicista affermato e il ragazzo un po' più giovane, un ragazzo ancora ai primi passi della carriera. Quest'anno Marco Passarani gioca finalmente un ruolo molto importante. Sostanzialmente è una specie di scatola dove vengono messe dentro 60 persone ogni anno, provenienti da tutto il mondo, sono tutti creativi in campo musicale. Viene realizzato ogni anno in città diverse. È stato fatto l'ultimo anno a Barcellona, prima siamo stati a Toronto, Melbourne, Seattle, Roma, San Paolo, Cape Town, insomma, quindi ha girato gli angoli del pianeta. Ed è una sorta di scuola del sogno, che poi non è una scuola perché non ci sono insegnanti e studenti. Per 13 giorni riesci ad incontrare persone come te che arrivano magari, non so, dall'Uzbekistan o dalla Spagna, dagli Stati Uniti, e ti ritrovi per realizzare qualcosa, per fare uno scambio delle proprie conoscenze, della propria creatività. Di fatto tutti i ragazzi che stanno lì godono di queste storie, traggono ispirazione, fomento o sfomento, insomma ci sono diverse emozioni che si mischiano all'interno del palazzo. Io credevo molto nella partecipazione dei Blue Vertigo ad un evento legato alla Red Bull Music Academy. Ci sono degli altri personaggi come i tutor tecnici, dei quali faccio parte anch'io, dei professionisti del mondo della musica, sempre diversi stili, diversi ruoli, che vengono a mettere a disposizione la loro conoscenza e la loro tecnica. L'Academy è un posto dove stare bene. Il suo scopo è creare delle connessioni artistiche e connessioni umane. Vengono selezionati ogni anno 60 ragazzi provenienti da tutto il mondo. Visto che abbiamo qua la fortuna di avere una delle persone che è stata selezionata in passato per l'Academy, ovvero Cecil, giovane producer, sì, di grande talento, merita davvero una cosa. La cosa che vorrei chiederti è quanto ci hai messo, cosa hai pensato, cos'è questa application form? Soprattutto quanto è digiunato per essere quello che sei. Tante domande sono un po' strane, tipo cosa metteresti se i genitori della tua fidanzata venissero a cena? È bella questa domanda. Bellissima. Queste domande strane non solo per il gusto dadaista di fare le domande strane, ma perché dovete dimostrare di avere un bel carattere, di essere vogliosi di mettervi in gioco, di essere creativi, di poter, insomma, gustare appieno quella che è l'esperienza dell'Academy. Un nerd ultra bravo coi software, che riesce a fare dei pezzi incredibili, ma che comunque è chiuso nel suo autismo, non c'è ancora la fetta nerd, che colore era? Tu sei un nerd, dai, a me.